Allora, invito i consiglieri a prendere posto, che procediamo all'appello, grazie. Allora, qualche casus è assente giustificata, mi ha detto che lo dovete autorizzare perché sono soltanto più a compilare due cose, quindi a voi ci chiedono. Allora, casus, abbiamo detto, è assente giustificata. Oggi è 15. Oggi è 15 ancora. Inizio ora. Allora, procediamo all'appello. Grazie, consigliere Matrona, per favore. Posto. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, presente. Giuliano, Gugliotta, Laddaga, presente. Lancia, presente. Lanotte, presente. Lelli, Lenci, presente. Lozzi, presente. Matronola, presente. Poli, presente. Stelitano, Tredicine, presente. Tutino, presente. Villa, presente. Vitrotti, il numero locale c'è, la consigliera Carrus è assente e giustificata, quindi possiamo aprire il consiglio. Nomino quali scrutatori i consiglieri Caccamo, Benassi, Lozzi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dal loro se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Allora. Caccamo, Benassi, allora, cominciamo con il primo punto dell'ordine del giorno, che è una mozione presentata dai consiglieri Coia e Lozzi, avente per oggetto comunicazione e passaggio in commissione consiglio obbligatorio per l'avvio di bandi municipali e per l'utilizzo delle entrate correnti. Dei firmatari, chi è che presenta l'atto? Consigliere Coia, prego. Allora, con questa mozione noi chiediamo, nel rispetto del regolamento del municipio e citando gli articoli specifici, discutere preliminarmente nelle commissioni competenti e in consiglio sia delle rimodulazioni di bilancio che della pubblicazione dei bandi. Questo mi sembra un atto dovuto proprio per le competenze del consiglio municipale rispetto a quelle della Giunta. Questa mozione è stata presentata perché si sono verificati casi in cui purtroppo siamo venuti a conoscenza tardivamente della pubblicazione di bandi e anche altri casi in cui purtroppo sono state rimodulate le entrate o utilizzate le entrate e a nostro avviso dovevamo essere interpellati e dovevamo avviare una discussione democratica nel rispetto di tutte le forze rappresentative del Consiglio. Tutto qui. Quindi chiediamo obbligatoriamente il passaggio in Commissione e in Consiglio. Poi giustamente faceva notare il direttore un'osservazione che c'è tra parentesi nella mozione un riferimento temporale di almeno 2 mesi solari che d'accordo con Monica rimuoviamo perché potrebbe essere in contrasto con i tempi richiesti dall'amministrazione. Quindi tutti e due consiglieri firmatari sono concordi nel
togliere quell'inciso, quella tra parentesi che sta nell'atto. Almeno 2 mesi solari. Va bene? Allora, apriamo la discussione su questo atto. Chi vuole prendere la parola? Quindi l'atto è lo stesso atto senza il riferimento alla tempistica. Allora, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, siamo, chi è favorevole? Lancia. Villa. Sì. Coglia. Lozzi. Di qua chi, scusate. Matronola, Carlone, Tredicine, La Notte, Cerconi, Giuliano. Contrario. Ci siamo. Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, si Putino, Lagada, Lenci, Benatti e Coppa. Allora, allora è approvata con 13 voti favorevoli. Allora, la mozione è approvata con 13 voti favorevoli, nessun contrario e l'astensione dei consiglieri Poli, Tutino, Laddaca, Lenci, Cofano, Benassi. Allora, passiamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata in data 6 maggio dai consiglieri Matronola, Coia, Lozzi, Cercuone e altri, avente ad oggetto rimozione cantiere Puppo, viale Giulio Agricola. Chi presenta l'atto? Consigliere Matronola, la prego. Signor Presidente, prima di iniziare, buongiorno a tutti innanzitutto, prima di iniziare gradirei la presenza del direttore, perché è un atto importante, non vedo la giunta, non vedo il Presidente, ma non vedo neanche il direttore, pertanto chiedo che venga sospeso un attimo il Consiglio in attesa che arriva il direttore. Credo che sia la cosa più, anche perché forse c'è qualche, no, non si può procedere. Non si può procedere secondo il regolamento, Presidente. E poi c'è un altro problema, intanto aspettiamo pure che venga qualche membro della Giunta. Che dice? No, se però intanto che viene il direttore come garante del Consiglio, credo che sia una cosa importante. Possiamo aspettare prima di presentare la mozione? Vabbè, aspettiamo 10 minuti. Grazie. Chi è sospeso 10 minuti? Il direttore è arrivato, possiamo riprendere il consiglio, grazie. Invito il consigliere a riprendere posto. Ciao. L'ordine del giorno. Sì, ha rubato. Ne ho portato uno per rinforzo qui. Ah, ecco. Allora, vive consiglieri, riprendere posto. Allora, riprendiamo il consiglio con il secondo punto all'ordine del giorno. Ripeto, mozione presentata dal precedente consiglio con ex articolo 58 che non abbiamo discusso e quindi va in discussione oggi. Firmate dai consiglieri Matrono, La Coia, Lozzi e altri, avente ad oggetto rimozione cantiere PUP, viale Giulio Agricola. Chi è che presenta l'atto dei firmatari?
Come? E dico tutti? Vabbè. Tredicino la notte Giuliano. Allora, consigliere Matrona, presenta lei? Sì. Prego. Buongiorno. Sto aspettando che... Allora, buongiorno nuovamente a tutti quanti. Allora, oggi presentiamo questa mozione, ma credo che sia condivisa da tutti quanti, perché il PUP di Giulia Agricola ormai è diventato proprio uno schifo, se proprio vogliamo dargli la parola forte, nei confronti dei cittadini che abitano lì e pure dei passanti che frequentano la zona. Questo perché sono passati 4 anni, in 4 anni purtroppo non possiamo più aspettare che venga aperto o chiuso un contenzioso tra l'amministrazione e l'ecopark. E su questa mozione chiediamo vari interventi, chiediamo lo stesso Presidente, io speravo che fosse presente qui, però c'è il Vicepresidente che fa le sue veci, pertanto l'assessore Morgia. E volevo fare un attimo tornare indietro, io ho sempre detto dal 2008, perché quando fu presentato il progetto dei PUP del 10° municipio, lo presentò proprio l'assessore Morgia, e mi convinse che effettivamente il PUP forse sarebbe stato, i PUP sarebbero stati una soluzione alla problematica del parcheggio. Una cosa che però non abbiamo valutato, forse era l'inesperienza che avevamo tutti quanti i consiglieri, che eravamo di nuova nomina, eravamo stati eletti a maggio, levandoci il periodo estivo, tutto quanto, quando ci siamo visti arrivare sulla scheda, sul tavolo, il PUP, diciamo che come ci era stato esposto, come ci era stato presentato, eravamo abbastanza convinti. Io devo dire che sinceramente all'epoca, lo dico con molta umiltà, non sapevo neanche cosa significava PUP. Dicevano PUP, parcheggi, dico vabbè, parcheggi sotterranei. Vabbè, qual è il problema? Non si sapeva se questi parcheggi erano pubblici oppure se... Tante cose, dice, perché non ti sei informato? Perché noi, sinceramente non abbiamo avuto il tempo, forse perché ci è scivolato, perché era un problema. Dice sì, risolviamo il problema dei parcheggi in superficie del nostro municipio. Pertanto sembrava una cosa abbastanza fattibile. Certo, se torniamo ancora indietro, se penso adesso a quello che è successo nel 2008 in via Opita Oppio, successe di tutto, anche lì fu progettato un PUP e non capisco per quale motivo lì fu assegnata l'area a un costruttore. Iniziarono il transennamento, iniziarono gli scavi, ci furono, devo dirlo sinceramente, perché ognuno si deve prendere i suoi meriti, i centri sociali che manifestarono fortemente. E mi ricordo sempre, io passavo lì e magari scavavano con le ruspe il giorno, e il giorno, la notte arrivavano questi ragazzi e ricoprivano. Quindi devo dire che sinceramente fu un'azione molto forte. Dopodiché uscì fuori la scusante che sotto c'era una sorgente, c'era un fiume che passava. Fu questa la motivazione? Fu una motivazione valida? Non valida, assessore? Fu una motivazione, tanto più che quel PUP fu tolto dal piano parcheggi. Fu ripristinata l'area, fu rifatto l'asfalto, furono tolte le transenne. Ma questo successe immediatamente, nel giro di pochi mesi, quindi non è che in 4 anni noi ancora stiamo aspettando il contenzioso. È successo perché lì manifestarono tutti quanti i cittadini dell'insieme ai centri sociali di quel quadrante, perché c'era la scuola, anche se la scuola stava abbastanza distante, però effettivamente manifestarono che c'erano forte perplessità nella sicurezza della scuola, c'era questa sorgente sotterranea, questo fiume che passava, la stabilità dei palazzi. Il PUP Giulia Agricola mi sembra che mi riporta indietro nel tempo, effettivamente anche qui sono iniziati,
C'è stato qualche errore iniziale, forse sì, qualche errore c'è stato, forse qualche errore nel leggere le carte. Nel leggere le carte, perché se si leggevano attentamente le carte, evidentemente non si iniziavano a togliere i platani. Si iniziava diversamente, perché il tutto è nato proprio dall'abbattimento dei platani. Perché se era stato fatto un piano proprio, diciamo, preciso su tutto, sicuramente non sarebbe successo quello che era successo. Perché questo? Perché i platani è stata la parte che ha fatto scatenare tutta la rivolta. Però io penso che a distanza di 4 anni bisogna mettere la parola fine. Che ci sia un contenzioso o non ci sia un contenzioso, però la parola fine bisogna farla, bisogna metterla, perché, ripeto, l'ho detto all'inizio, sta creando grandi disagi, ma a parte a livello di degrado proprio della strada, carenza di parcheggi, attualmente tutte le barriere sono state divelte, sono cadute, penso che stanotte le ultime, col vento che c'è stato tra ieri e l'altro ieri, sono cadute ulteriormente. Ma nessuno si preoccupa nel frattempo, anche se area cantiere, ma non c'è più l'occupazione del suolo pubblico, perché il municipio non l'ha rilasciata da circa un anno, se non erro, e non capisco per quale motivo il municipio nel frattempo non sia intervenuto, visto che non c'è l'occupazione, anche se area di cantiere, però non c'è più l'occupazione, quindi possiamo considerarla a livello attuale come un'area abusiva. Anche se c'è un fermo, perché diceva no, c'è un contenzioso, ok, però nel frattempo potevamo provvedere alla pulizia, che non è che possiamo aspettare che l'erba superi le barriere, mi sembra una cosa assurda. Quindi ho visto che all'inizio del di via Giulia Agricola, dopo che sono cadute le barriere, qualcuno ha provveduto a spostarle e a ripristinare i luoghi come erano inizialmente, ha dato una sistemata. Infatti io, passando lì una settimana fa, ho detto: stanno togliendo il cantiere, abbiamo rifatto una mozione e si sono subito attivati per rimuovere il cantiere. Ho sbagliato, come ho sbagliato in tante altre cose. E invece no, mi sono fatto un giro accurato e ho visto che effettivamente c'è uno schifo, ma uno schifo vero, e non riesco a capire, signor Vicepresidente, signor Assessore, cosa ha fatto il municipio, perché ormai dobbiamo mettere parola fine. La parola fine la deve mettere il municipio per quanto riguarda la pulizia, per quanto riguarda tutto il contesto. Per la rimozione credo che sia lei adesso, perché la proposta che vorrei fare io, ma d'accordo che già ho parlato con tutti quanti, sia quello di trasformare questa mozione in una risoluzione. Questo perché, se è di competenza rimuovere il cantiere del comune, quindi la nostra risoluzione deve uscire dal municipio e andare verso il comune. A quel punto noi impegniamo il Presidente ad attivarsi nei confronti dell'assessore competente e del sindaco per rimuovere il cantiere. Se invece, non essendoci più l'occupazione del suolo pubblico, rientra nelle competenze, ma secondo me non abbiamo i fondi per procedere, rientra nelle competenze del municipio, automaticamente il municipio dovrebbe provvedere a tutto. Però il municipio potrebbe nascondersi dietro un dito dicendo: non abbiamo i fondi per ripristinare i luoghi, non possiamo togliere nulla, e quindi lei, assessore, ci dovrà spiegare. Io speravo che, visto che era stato presentato come articolo 58, ex articolo 58, che il Presidente Cofano e i lavori pubblici l'avesse portata venerdì scorso d'urgenza per discuterne, perciò per trovare, l'abbiamo trovata qui una condivisione, perché ho visto che il Presidente dei lavori pubblici, diciamo, l'ha ben accetta, ha detto che è d'accordo in linea di massima a trasformarla in risoluzione. Però quello che dobbiamo capire di chi è la competenza, perché in questa mozione che avevamo scritto noi abbiamo chiesto, io l'avevo fatta un po' più pesante, devo dire, poi qualcuno giustamente mi ha detto è troppo forte, perché io ho richiamato proprio le responsabilità di colui che, pur avendo una mozione del Consiglio Comunale, non si è attivato con nessun atto conseguenziale, è rimasto lì.
mi riferisco al sindaco Alemanno, se non l'avete capito, ma credo che l'avete capito. E quindi l'avevo messa proprio per questo motivo qua, individuare le responsabilità qualora ce ne fossero, ma senz'altro ce ne sono, perché quando un consiglio del Comune di Roma fa una mozione di indirizzo e dà mandato al sindaco di attivarsi presso gli uffici competenti affinché venga rimosso il cantiere e vengano ripristinate le aree, se non si attiva è lì c'è un problema, anche se è una mozione è un indirizzo, però era una mozione condivisa. Prima di questa mozione c'erano stati altri atti che partivano da questo municipio, c'erano stati addirittura delle commissioni che si erano riuniti sia in Campidoglio sia qui, dove tutti quanti erano pronti, questo è successo diciamo 2 anni e passa fa, è successo prima della campagna elettorale, mi auguro che adesso oggi, questo non è campagna elettorale quello di oggi, mi raccomando, perché non vorrei, fermi, perché... Perché dopo uno dice di sotto. Non è mai stato eletto nessuno lì, è consigliere Medrona, mai eletto. Per favore. Quindi ci tengo a precisarlo. Questo è stato un atto, perché vidi pure il consigliere Santori, il consigliere regionale, che si era attivato, aveva fatto diversi comunicati. E quindi mi sembrava giusto, insieme a tutti i colleghi. E ne abbiamo parlato anche con la maggioranza, quindi non è che è stata una proposta che è partita dall'opposizione, ma è partita anche dalla maggioranza, con alcuni, con quelli che sono riusciti a parlare. E devo dire anche con lei, assessore, abbiamo parlato, perché e mi sembra abbastanza pronto per agire, per intervenire e far sì per ripristinare i luoghi. Quindi concludo. Quello che vogliamo dire, innanzitutto dobbiamo attivarci, se è competenza, ripeto, del Comune verso il Sindaco, se è competenza del Municipio verso il Presidente e verso gli uffici competenti, però la cosa che dobbiamo fare immediatamente, Assessore, perché non credo che oggi noi vogliamo una risoluzione e domani rimuovere il cantiere, dobbiamo dare una pulizia, quella è competenza, noi ce l'abbiamo il servizio giardini, o ce abbiamo qualche cooperativa, qualcuno che può intervenire lì, intanto ormai si può pulire perché non ci stanno più le barriere, sono cascate tutte quante, intanto ridiamo un po' di decoro anche di facciata, però togliamo quello schifo che c'è stato. Grazie. Grazie a lei, consigliere Matronova. Allora apriamo la discussione, c'era il consigliere Giuliano, giusto? Ha chiesto la parola? No. Ah, consigliere Lancia, scusi. Buongiorno a tutti. La questione dei PUP è una questione davvero seria, perché era nata come una cosa importante con la legge Tognoli per permettere ai condomini di fare il proprio parcheggio se era possibile. Con l'emergenza traffico è diventata una devastazione di questa povera città, in cui ogni ditta costruttrice si sceglieva dove piazzare il PUP e il comune concedeva la possibilità di fare il PUP. Si evadevano ben 32 leggi per poterlo fare, non si pagava l'occupazione di suolo pubblico e il risultato è che noi ci ritroviamo con una serie di parcheggi anche finiti che hanno delle problematiche immense, sprofondano, sono allagati, sono stati fatti in zone dove non si potevano fare, altri che sono in procinto di essere cominciati forse, come per esempio quello dei Colli Albani, che sta su un'area che è tutta di cave, sotto ci sono tunnel e cave, già ci abbiamo una bella voragine, non voglio ricordare, a via Genzano, e altri che vengono e si ipotizza di poterli fare dove sotto c'è l'acqua, il PUP di Piazza Epiro per esempio c'è il terzo piano sempre allagato, la strada sopra sprofonda ogni volta che ci passa l'autobus, quindi le problematiche dei parcheggi sono grosse, cioè si sono trasformate in una speculazione vergognosa. Tra l'altro non vengono neanche venduti i box, perché rimangono invenduti, perché costano veramente troppo, hanno un'assicurazione ridicola che non copre neanche i danni al parcheggio, e una volta che ci sono problemi i proprietari dei box non possono neanche fare i lavori, perché su molti PUP non c'è neanche il collaudo statico, quindi il
municipio non può concedere l'autorizzazione a effettuare i lavori. Oltretutto ci sono queste occupazioni a tempo indefinito dei cantieri, Giulia Agricola perché c'è un contenzioso amministrativo, ma per esempio su Via Imera il cantiere è stato fermo 2 anni e mezzo perché la ditta non cominciava i lavori. Ma perché queste ditte devono occupare suolo pubblico senza pagare niente per fare dei box privati, e se non costruiscono devono occupare le strade per tutto quel tempo tenendo i cittadini in ostaggio, come è successo a Via Imera, a Via Albalonga e in altre zone. Quindi io sono assolutamente favorevole a trasformare questa mozione in risoluzione e chiedo anche all'assessore di attivarsi presso il Dipartimento Mobilità, che mi sembra sia alquanto sordo rispetto alla questione dei PUP, non solo per Via Giulio Agricola, ma anche per dare seguito alla risoluzione che abbiamo approvato all'unanimità sul PUP di Via Magna Grecia. Grazie. Grazie a lei, consigliere Loncia. Altri interventi? Consigliere Coglia, prego. Allora, torniamo a parlare del PUP di Giulio Agricola, quando l'abbiamo fatto già a settembre in un'interrogazione specifica. Dispiace che sia passato tutto questo tempo e siamo purtroppo nelle stesse condizioni. Le domande che si fanno ai cittadini sono chi è responsabile? Perché qui o è responsabile è la ditta appaltatrice e allora a questo punto deve rispondere della pulizia, della sicurezza dei luoghi, o in qualche modo è il dipartimento che parimenti deve rispondere delle stesse cose. E qualcuno deve essere responsabile, qui non stiamo addossando responsabilità al municipio, però il municipio è il nostro collegamento con il dipartimento e con la ditta e con l'avvocatura capitolina, che sta discutendo di questa problematica con l'avvocatura dello Stato. Da quanto purtroppo non saremmo arrivati a questo punto se tutti, anche gli organi politici, avessero fatto quello che il percorso che abbiamo iniziato a fare, perché i municipi hanno detto no al PUP di Giulio Agricola, il consiglio comunale ha detto no, ha detto sì allo stralcio, quindi ha detto no al PUP di Giulio Agricola, e purtroppo poi qualcuno non ha fatto il suo dovere che era stato impegnato, e poi qualcuno purtroppo addirittura ha concesso a questa ditta di andare a patteggiare dopo che aveva fatto gravi danni e sta facendo gravi danni alla popolazione del quartiere Appio Claudio e comunque del municipio VII. Siamo qui per dare risposta, non per inquisire qualcuno, vogliamo risposta perché la vogliono i cittadini, la vogliamo al più presto. Il discorso dei PUP poi più in generale, ne abbiamo parlato già diverse volte dei vari PUP, i cittadini in generale sono contrari ai PUP e sicuramente sono contrari ai PUP che mettono a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone che vivono nelle aree limitrofe, le falde acquifere, in soldoni il cittadino ne ha le tasche piene di chi lucra sulla pelle della povera gente e vuole le opere e i servizi e dice no. Diciamo no anche noi, perché noi siamo i rappresentanti dei cittadini e cerchiamo di risolvere al più presto il problema. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Consigliere Tutino, prego. La situazione è stata descritta in maniera molto efficace dai consiglieri che mi hanno preceduto, sia di opposizione sia di maggioranza, e questo già ci fa comprendere che il problema di questo PUP nel quadro generale del problema dei PUP su Roma, che sono la nostra TAV insieme alla Metro Roma C, è un problema che va affrontato anzitutto in termini di ripristino della legalità, che è ciò che va chiesto anzitutto alle istituzioni. Questo ci trova estremamente favorevoli rispetto chiaramente alle intenzioni dei proponenti, va solo tuttavia, e questo lo chiediamo in maniera
formale, va solo riformulata il testo per arrivare a una risoluzione che consenta a tutti di tararlo sull'interlocutore giusto, perché giustissimamente questo rileva anche la correttezza intellettuale, anche il consigliere Coglia ha detto non siamo qui ad attaccare il municipio ed è giusto, perché qui non c'è stata una latitanza del municipio, c'è stata una latitanza del dipartimento. Allora attraverso una risoluzione possiamo richiedere che a livello comunale si intervenga efficacemente come si deve fare. Quindi auspico che al termine degli interventi si possa arrivare ad una sospensione dei lavori tesa ad una rimodulazione del documento per formulare una risoluzione che abbia come interlocutore il Comune di Roma. Grazie consigliere Tutino. Consigliere Lenci, prego. Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Ma io non vorrei aggiungere tanto altro a quello che è stato detto. La cosa che mi dispiace è che da un po' di consigli a questa parte si continui a sparare sulla Commissione dei Lavori Pubblici e quindi oggi ci troviamo con una mozione che dovrà essere sicuramente trasformata in risoluzione, perché anche alcuni firmatari che vedo spesso nelle commissioni dei lavori pubblici arrivano, firmano e se ne vanno via. Quindi questo, giusto per entrare nel merito, magari questo discorso avremmo potuto affrontarlo in maniera più corretta, visto che ci sono i cittadini e ci rendiamo conto del disagio che stanno vivendo e quindi quella situazione sicuramente deve essere migliorata, perché non è possibile vivere in queste condizioni. Però probabilmente ci sarebbe potuto fare un discorso molto più approfondito e avremmo potuto veicolare le giuste domande a chi dovevamo farle. Questo è solo per puntualizzare alcuni punti, perché poi credo che la parte importante sia il merito, cioè il fine di quello che noi stiamo facendo, trovare una soluzione corretta e idonea per i cittadini, altrimenti mettere un bel po' di cose che non vanno e poi magari sappiamo che non le indirizziamo a chi dobbiamo indirizzarle e magari poi manterranno altri 3 o 4 anni, visto che ci sono dei consiglieri che erano qui anche nella passata consigliatura, quindi evidentemente non si è lavorato forse nella maniera corretta. Quindi io chiederei, magari quando si fanno degli atti, che si arrivi alla soluzione, non solamente per mettere un cappello sempre sulle cose. Grazie. Consigliera Cerconi, prego. Buongiorno, mi dispiace per la voce, ma non sto in gran forma. Mi dispiace sentire questi toni così pacati, ma se voi poteste sentire i cittadini avrebbero tutti altri toni, perché giustamente la gente che ci abita sopra, e questo non è mettere un cappello, perché io sono arrivata in questo municipio e il problema già c'era, c'è stato prima il Movimento 5 Stelle, io ho presentato un'interrogazione che non è andata in consiglio, all'interno della quale io chiedevo lo stato attuale della controversia, perché noi oggi, io so già come va a finire, noi voteremo questo atto, saremo tutti d'accordo, tutti concordi nel votarlo, ma domani il cantiere e tra un mese il cantiere, se non ci diamo una mossa concretamente, non solo a fatti, starà ancora là, perché io l'ho sentito dall'inizio di questa consigliatura, ho sentito tutti dire il cantiere va rimosso, bisogna fare qualcosa e quando io sento qualcuno che dice il municipio non ha colpa perché dipende dal dipartimento, mi sembra un po' lavarsi le mani, perché io vorrei vedere tutti quanti, quando ci sono certe manifestazioni o c'è da dare solidarietà alle persone che manifestano, vorrei vedere tutti quanti scendere in piazza, dal presidente, gli assessori e tutti i consiglieri. Quindi dire mettere il cappello su cosa? Su una cosa del genere c'è da mettere un cappello, stiamo facendo una figuraccia, quindi io non so sinceramente oggi che cappello noi vogliamo mettere su questa cosa. Io in realtà il mio intervento, avete già detto tutto, quindi c'è poco da dire, ma il PUP di Giulia Tricola è sintomatico di quello che un po' è tutta questa amministrazione, non parlo solo del municipio, non parlo solo di Marino, non parlo solo di questa giunta, parlo in generale, di un controllo veramente non solo blando ma assente e carente su tutto ciò che viene fatto all'interno del nostro territorio. Secondo me oggi, al di là della
al di là di quello che voteremo, io spero ovviamente sia favorevole, ripresenterò ovviamente l'interrogazione che ho già presentato lo scorso consiglio, ma non perché sono matta, ma perché oltre a fare, oltre a, una, a un atto di consiglio, io credo che i cittadini vogliano sapere che cosa si sta facendo, a che punto è la controversia, perché noi non possiamo, tra virgolette, fregarcene di cosa succede davanti al TAR o delle decisioni che vengono prese, se poi in base a quello che viene preso dipende il decoro e o il degrado del nostro quartiere. Io sono stata a Giulia Agricola e devo dire, in realtà, prima di conoscere il comitato, di conoscere i cittadini, conoscevo poco la zona, avevo come esempio il PUP di via Albalonga che è stato smantellato, è stata rifatta tutta una strada e vi devo dire che ci sono voluti anni, ci sono volute persone che veramente prendessero in mano la situazione, ora è rimasto quello di via Mera e le situazioni, le condizioni del quartiere sono invivibili, questa è la verità. Giulia Agricola oggi versa in condizioni vergognose e a volte io lo devo dire purtroppo, è anche colpa di noi cittadini, perché quando vediamo una situazione un po' di degrado noi infieriamo, quindi rifiuti che vengono buttati, situazioni veramente poco consone. Io credo che il municipio oggi se ne debba prendere carico, non se ne possa lavare le mani, debba intervenire concretamente sia per quanto riguarda la pulizia del cantiere sia per quanto riguarda un sollecito affinché la situazione davanti al TAR, perché noi ne dobbiamo prendere atto se c'è una causa pendente ed una soluzione ancora non presa, venga risolta al più presto, ma non per metterci un cappello per fare bella figura, perché io credo che anche qualcuno di noi abiti lì sopra, abiti nelle vicinanze, ma per il bene di tutti. Grazie mille. Grazie a lei, consigliere Cercuoli. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, vicepresidente, assessori. Io, come mio costume, cercherò di essere diretto e spero non sgraziato nel mio intervento, ma debbo rilevare che ciò che ci restituisce la discussione che abbiamo fino adesso effettuato insieme, colleghi, ci porta ad alcune considerazioni proprio di merito. Se è vero che vogliamo veramente risolvere il problema, non è certo con la presentazione della mozione ex articolo 58 per motivi di urgenza che non ci sono. Mozione che peraltro, così come formulata, è indirizzata esclusivamente agli organi municipali, quando per stessa ammissione dei firmatari l'atto che è più appropriato è quello della risoluzione. Risoluzione che però non può essere così. Consigliere Madrona, per favore. Consigliere Padrone, va. Poi farà il suo intervento, per favore. Prego, consigliere Poli. Trasformare, sic et simpliciter, così la mozione in risoluzione, così come formulata, può essere, anzi sicuramente non è incisivo per quello che vogliamo ottenere. La questione del PUP di Giulia Agricola si innesta nella discussione che viene da lontano, dalla scorsa consigliatura, quando il Consiglio del Municipio non aveva chiesto l'espunzione del PUP di Giulia Agricola, aveva detto ove l'amministrazione procedesse all'espunzione di Giulia Agricola, ciò si faccia per tutti i PUP. Questo per aprire, rispetto all'amministrazione comunale, che ben chiamava il consigliere Matronola, era di segno avverso a quello attuale, non ha sentito il municipio, non ha sentito i cittadini, per cui io terrei, sotto il profilo proprio procedurale e regolamentare, che ove si decidesse di trasformare la risoluzione ci sia un lavoro più elaborato, ma ciò per rispetto dei cittadini che stanno lì, perché il testo della risoluzione, così come formulato così, può essere riassunto in un'interrogazione, voglio dire, lo sfalcio dell'erba.
La questione è molto più profonda. Nella scorsa consigliatura, io ricordo, colleghi, che nella commissione abbiamo sentito anche degli esponenti di Carte Regola, era venuta qui la responsabile, che ci aveva consegnato un documento estremamente elaborato, molto ben fatto, sulle cose che non andavano, sulle convenzioni che stanno a monte di questo strumento. Dire che i PUP siano una cosa inutile può essere aleatorio, nel senso che i parcheggi servono. Qui si parla di come questi sono stati realizzati e dei danni per favore, di come favore, sono stati realizzati. Scusate pubblico, per favore. Per come sono stati realizzati, per cui io chiederei, non faccio parte della Commissione Lavori Pubblici, però per fare un lavoro che sia effettivamente incisivo nei confronti della nuova amministrazione e che quindi faccia riflettere sul complessivo della materia, che venga avviato un lavoro serio anche con i cittadini interessati nella parte delle commissioni, con l'assessore, in modo da ottenere un lavoro più elaborato e maggiormente incisivo. Se poi invece il testo della risoluzione o della mozione deve essere approvato entro il 25, questa è una valutazione che compete a voi. Grazie. Grazie consigliere Poli. Consigliere Ciancio, prego. Grazie presidente, consiglieri, assessori. Io devo dire subito, e me ne rammarico, che non sono d'accordo col pensiero del collega del mio stesso partito. Io oramai da tempo, e ringrazio la consigliera Lancia che ha puntualizzato con oculatezza i problemi dei PUP, nasce bene la legge Tognole, però c'è qualcosa che non va. A fronte di che cosa non va? Io dico subito qual è il problema. Se per fare un box si spendono dai 15 ai 20 mila euro, non trovo giusto assolutamente, né prima né adesso e né mai, che possa essere venduto a 70-80 mila euro senza avere oneri concessori adeguati e proporzionati a quelli che servono ai cittadini. Quindi su 250 box a 70 mila euro, 17 milioni di euro, 500, a fronte di una spesa di 3 milioni di euro, penso che sia eccessivo il guadagno per qualcuno. E allora non c'è bisogno di pensare o ripensare a risoluzioni tardive, postume e inefficaci, bisognava agire prima. Quindi la storia del piano urbano parcheggi è errata. Il comune si doveva fare protagonista di questi interventi, come io lo dico rammaricandomi di appartenere allo stesso partito che li ha pensati, però il tempo è passato. Il tempo è passato. Scusate, i consiglieri poi, per favore. Per favore. Prego, consigliere Ciancio. Il tempo è passato, dico, quindi oramai, cioè, la bravura di chi esercita una posizione di dirigente all'interno di una formazione di governo come il nostro municipio è quella di avere il coraggio di dire abbiamo sbagliato, e il popolo capisce benissimo. Questa umiltà purtroppo non c'è, perché alcune posizioni così semplici da risolvere vengono deviate attraverso bizantinismi ogni volta di procedure. Facciamo la risoluzione, facciamo la mozione, qua c'è da fare solamente un atto semplice, che non c'è bisogno neppure del Consiglio, c'è bisogno che il responsabile del procedimento attua il decreto legislativo sui cantieri, sugli appalti pubblici, il 163 del 2006. Scusate, prego, per favore, il pubblico è pregato di stare tranquillo, grazie. Io vorrei risolvere il problema, perché se partiamo... Scusate, consigliere Ciancio, la va, prego. Consigliere Ciancio, un attimo, per favore. Per favore, consigliere Ciancio sta intervenendo, quindi chiedo... Se partiamo da San Giovanni, grazie presidente, se partiamo da San Giovanni e arriviamo a Morena, se è vero che, come dire, c'è qualche successo in qualche punto dove... Qualcuno mi suggerisce se ha fatto un intervento che va bene, nel 90% della localizzazione degli interventi sono creati grossi problemi. Ora ripeto, qual era il protagonismo del Comune? Era quello di dire
Io sono il garante di quest'opera pubblica che si fa, ne garantisco attraverso strumenti legislativi corretti, non attraverso fiduzioni vuote. Di Alba Longa aveva la fiduzione vuota, chi ha sbagliato dovrebbe dare 256.000 euro, perché per rifare Via Alba Longa il comune ha dovuto fare un altro intervento e non c'era vuota la fiduzione del signor Tal dei Tali che aveva la concessione. Per favore, sto parlando all'aula e non al pubblico. No, era vuota la fiduzione e quindi c'è stata una recessione, ma chi la doveva controllare prima se era vuota? Quindi non giustifichiamo l'insostenibile. A questo punto io dico, c'è da fare un'operazione semplice, quella di invertire questa situazione, e quindi ci deve essere a livello territoriale, dei governi di prossimità, non un accordo sistematico sulla mattonella che ci potrebbero mettere e poi dondolano tutte, ma su un percorso corretto, le convenzioni che si fanno su tutte le opere, possono essere i print, possono essere gli accordi di programma, possono essere i PUP, devono essere fatte seriamente. E nessun assessore si deve nascondere dietro cordate politiche che propinano ancora questo modello di sviluppo. Questo modello, ce lo insegna la storia, è sbagliato. E quindi io voglio avvisare fortemente i colleghi del mio partito che ancora restano ancorati a queste posizioni arcaiche, che non si va da nessuna parte con questo modello di sviluppo. Non vogliamo bene alla città propinando i print e propinando i PUP. Io non è che non amo lo sviluppo della mia città o non voglio che il dottore trova il parcheggio sotto casa quando arriva a fare la visita domiciliare, ma ci sono altri strumenti. Basterebbe mettere nella palina sosta gratuita per un'ora per il medico che va in visita domiciliare. Ne ho detto uno che ho visto a Pisa, che ho visto l'altro giorno, per la sosta. La politica della sosta è sbagliata con il PGTU che ci propinano, con tutti questi modelli. Assessore, lei ne tenga conto, perché io ogni tanto telefono pure a lei per dire delle cose che non vanno bene nel mio quadrante, perché di questo si tratta. Vedo che lei sta asfaltando tutte le strade, sta mettendo una vernice nuova per le strisce, ne abbiamo discusso. Non basta, assessore, glielo dico molto serenamente, non basta quello che lei sta facendo per il nostro municipio, non basta, perché sta frazionando e spaccando ancora di più un territorio che merita un'unione. I cittadini di San Giovanni non possono venire qua stamattina perché hanno levato i cassonetti di via Cesena, via Urbino, e non si sa perché. E questa è una delle cose che dobbiamo dire. Quindi plaudo al fatto che vengono asfaltate con poche risorse le strade, ma su questi argomenti dei PUP gradirei una posizione corretta. Via Albalon, via Cesena, via Imera. A via Iserna è stato realizzato un PUP di 175 auto, vendute 7. In questo periodo non compra nessuno i box. Quindi c'è il parcheggio di scambio ad Arco di Travertino, 3 piani vuoti. Allora, insieme alle opere va costruito un percorso in cui i cittadini devono partecipare, ma una partecipazione vera, non quella finta. Io mi taccio e ringrazio, come dire, il fatto che sono passato l'altro giorno ed è una cosa urgente, indecente, c'è una questione di pericolo nel cantiere. Non sposo questa risoluzione, non importa il colore, ma la firmo se la devo firmare, perché vedere una recinzione di cantiere che è divelta a terra, chi ne risponde? C'è un piano di sicurezza? Ce l'hanno i piani di sicurezza ai PUP? No. Allora, ce l'hanno. Non ce l'hanno. Voglio dire, oppure io voglio, la consigliera Lancia mi ha portato un faldone l'altro giorno incredibile di carte relativamente al PUP di via del mercato di Piazza Epiro. Certo. Mi dice lei che io sono architetto, ma non esercito questa professione perché faccio l'insegnante, mi ha detto un consiglio se c'è il collaudo statico. Non c'è il collaudo statico. Non c'è, non c'è, c'è il numero di posizione, ma non c'è il numero di protocollo e dell'avvenuto accertamento del collaudo statico. Quindi è un'opera su cui il municipio non si può prendere in carico. Ma questo avviene anche per tutte le altre cose di cui noi conosciamo. Quindi se vogliamo invertire partiamo da subito, da ieri.
con decorrenza dopodomani, altrimenti non andremo da nessuna parte. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Consigliere Padrone, la prego. Scusate, ma io mi ero ripromesso di fare un intervento e come l'ho fatto molto soft. Ho chiesto la condivisione di quest'atto con tutti quanti, ne avevo parlato con qualcuno. Siamo stati accusati da qualcuno adesso di mettere un cappello. Dove non lo so, forse lo mettiamo in commissione lavori pubblici. Mi hanno detto che ho attaccato la commissione lavori pubblici, non sto offendendo la Renzi, stia calma consigliere, stia calma. Per favore. Stia calma perché io sono consigliere Madronola, per favore. La mozione. Stia calma. Consigliere Madronola, ecco, parli a tutto il consiglio, per favore. Sto parlando alla consigliera. No. Allora si dice che qualcuno mi si dice che ho attaccato la commissione? Ebbene sì. Martedì 6 è stata presentata una mozione ex articolo 58, venerdì è stata fatta una commissione, non c'era, ce ne siamo andati, forse non avete capito perché ce ne andiamo dalla commissione, la stessa maggioranza sta andando via dalla commissione dei lavori pubblici perché è una commissione che non è in grado di lavorare sulle problematiche di questo municipio. Non si lavora, non si può fare una commissione soltanto per dare dei pareri. Allora c'era, ecco perché comincio ad alterarmi, allora c'era un'emergenza, visto che il Presidente del Consiglio ha ritenuto che non c'erano i motivi di urgenza per discutere l'articolo 58. Ok, il Presidente e l'assessore competente che viene dall'altra consigliatura insieme al sottoscritto e ad altri sottoscritti qui, doveva, era suo obbligo, assessore, mi riferisco a lei, perché io glielo ripeto, come collega, io ero un, non posso dire una parolaccia, sono stato, signor caro assessore, molto buono nel capire quando lei ci ha presentato la roba, ci ha presentato il suo progetto, me lo ricordo come se fosse ieri. Cara assessore, cara consigliera, il nostro assessore, che era molto favorevole ai PUP, molto, soprattutto moltissimo, non ha fatto niente. E io lo dimostro di più, cara consigliera, vede, non faccio il nome. Sì, Madonna, parli a tutto il consiglio, per favore. Ha ragione, scusi Presidente, rientro. Il nostro assessore, nonché vicepresidente della Giunta, doveva essere molto molto abile in questa presentazione e doveva dire immediatamente, vista che la convocazione della Commissione Lavori Pubblici, se non erro, era l'11, venerdì era 11, era 9, diciamo che il giorno prima è arrivata la convocazione dei lavori pubblici, pertanto c'era tutto il tempo necessario per portare quella mozione in commissione, trasformarla, come qualche consigliere molto distratto che ha pensato giustamente che qualcuno voleva attaccare l'assessore. Nessuno stava attaccando l'assessore, perché il sottoscritto ha fatto un altro intervento, era un intervento per non creare spaccatura all'interno di questo consiglio. Sono stato molto mite, molto tranquillo, non ho detto niente, ho elogiato i centri sociali, ho elogiato l'assessore, la stessa maggioranza, e mi si viene a dire che io ho fatto parte dell'altra consigliatura, qualche consigliere che ha detto motivi, non ci sono motivi di urgenza, ma stava sulla luna quando ho parlato questa mattina, perché a sto punto io non credo, era molto distratto col telefonino, stava mandando i messaggi, perché il sottoscritto quando ha parlato di mozione ex articolo 58, trasformazione in risoluzione, ha spiegato la motivazione, se è competenza del Dipartimento diventa risoluzione, perché esce fuori dal municipio, ma credo che lei, che il consigliere che mi ha preceduto, queste cose non le ha capite, perché ripeto, sta su un'altra frequenza, ma credo gliel'abbia fatto capire il suo consigliere di maggioranza, perché fanno parte della stessa maggioranza, che sa che non è la stessa frequenza, la risoluzione esce dal municipio, ho spiegato, la mozione se è competenza rimane all'interno del municipio, perché rientra nelle competenze del Presidente, che si attiva presso il Sindaco, presso gli uffici competenti, quindi sono stato abbastanza chiaro. Vedere questi attacchi di basso rilievo, soltanto perché non so se
Volete sminuire il consigliere Matronola? Ma io ho detto che se si trasforma come risoluzione si tolgono le firme. Ma qual è il problema? Il comitato non PUP che io conosco, io non ci ho fatto campagna elettorale e qua ci sono i testimoni. Io non gli ho dato la risoluzione questa qui, qualcuno gliel'ha data, io non gliel'ho data, signora mia. E questo è il problema. Quindi non è una marchetta del consigliere Matronola, no, non è una, è un consigliere che pur avendo votato nel 2008, grazie all'assessore Morgia che ci ha presentato il piano parcheggi insieme al sindaco Alemanno, e io l'ho detto inizialmente, che cosa è successo? Che il consigliere Matronola, a distanza di 4 anni, vedendo quello scempio, ti viene, e vedendo i vari comunicati, ti viene spontaneo dire: ma noi che cosa stiamo facendo? Possiamo fare qualche cosa? E io ne ho parlato con tutti, forse lei non partecipa alle commissioni, evidentemente, non lo so. No, Madonna, la prego di parlare a tutti i consiglieri, non è possibile. Vabbè, sono strabico, guardate qua. Per favore, io l'ho già detto. Quindi, pertanto, sentire questi attacchi di basso profilo sono assurdi su un problema che esiste, un problema che abbiamo a 200 metri dal municipio, cioè 200 metri dal municipio. I stessi vigili che fanno? C'è un pericolo, le barriere stanno a terra, sono divelte, c'è sta il degrado, c'è, leviamo il degrado, ma c'è il pericolo. Pertanto io mi aspettavo, come è successo in altri frangenti, lo ripeto, che dopo l'articolo 58 qualcuno si muovesse un po' prima. Si muovesse e dicesse: oh, andiamo a controllare se effettivamente la situazione è così. Ma essere attaccato, essere frainteso in consiglio, beh, questo diciamo che mi fa un po' male, perché sentire una maggioranza, una parte della maggioranza che si è espressa nella stessa maniera, nella stessa lunghezza d'onda, diciamo che un po', io posso capire se avevo attaccato l'assessore referente, ma io l'assessore referente gli ho detto sì, ha presentato il progetto, ne abbiamo parlato, bisognava fare qualcosa per il PUP. Non mi sembra che io ho detto: caro assessore, che stai a fa', che stai. Potrei attaccare la presidente Fantino, che non c'è, non l'ho neanche considerata, non l'ho neanche nominata, anche se è un problema grande, perché credo che sia più grande questo problema in questo momento che magari intitolare quest'aula a Land. Quindi è venire in pompa magna qui e presentarsi davanti a tutti i cittadini e dire: oh, ho votato questo, ho votato quell'altro. No, signori miei, oggi io mi sarei aspettato, e ringrazio che ci sia una parte della giunta, perché questo è importante, però anche sapere in questo momento che cosa, siccome la domanda gli è stata fatta più volte al presidente Fantino, che cosa ne pensa lei, presidente Fantino, dei PUP? Che cosa ne pensa? Li vogliamo fare? Non li vogliamo fare? Li vogliamo sospendere? Li vogliamo riprendere? Vogliamo togliere Giulia Agricola? Perché poi se spostiamo il problema di Giulia Agricola in via Tito Labieno o in via Cornelio Labeone, in via Tito Labieno... Però c'ho un minuto, Sì, ok, grazie. Ma c'è un altro problema, ce n'è pure uno in via Tito Labieno, in via Cornelio Labeone che si sta Sì, assessore. C'è un pezzo di terreno in via Cornelio Labeone, sì, angolo via del Quadraro, in prossimità della chiesa dell'Assunzione, un terreno di proprietà del Comune di Roma, che stranamente un mese fa è stato ripulito alla grande. È una buca, quindi già pronto per il PUP, devi prendere il cubo del PUP, appoggiarlo, già c'è tutto. Quindi io l'ho detto anche in qualche commissione, ho detto: scusate, sapete, qualcuno sa qualcosa su questo PUP che sta nascendo? Perché se spostiamo l'attenzione del PUP e Giulia Agricola, rimuoviamo Giulia Agricola, però quel parcheggio non era previsto lì, in via... C'ho le carte, c'ho il dipartimento che parla, è proprietà del Comune di Roma. La costruttrice, che è il costruttore Franceschi, credo che sia, si sta muovendo per far sì che quello diventi un PUP. Allora voglio dire, se noi spostiamo... Se noi stiamo con gli occhi chiusi, abbiamo uno scempio in via Giulio Agricola,
siamo pronti o sono pronti, anche se c'è una risoluzione che bloccava tutto il piano parcheggi del ex decimo municipio, adesso ci troviamo che magari non sta nel piano parcheggi, però stiamo spostando l'attenzione, come è passata alla Chetichella in suolo privato, il PUP dell'Assunzione. L'Assunzione Viale Spartaco, non ci sono state manifestazioni, non c'è stato niente, era suolo privato, però anche se suolo privato, se c'era un rischio di instabilità delle case circostanti, allora a quel punto si sarebbero rimossi, però non c'è stata una manifestazione. L'hanno fatto, hanno creato il campo calcio, non vorrei che la stessa cosa, signor Assessore, ecco perché volevo stare molto tranquillo, non sia... Stiamo spostando l'attenzione dal PUP a Giulia Agricola, che adesso sicuramente Assessore, perché adesso c'è tutto il comitato, ci sono i cittadini, c'è lo streaming, c'è tutto, credo che lei non possa più tirarsi indietro, deve usare tutti gli strumenti a sua disposizione, ma gli strumenti non sono fare una letterina al sindaco e dire che vogliamo fare. Signor Patronova, per aiutare, grazie. Ma diventa invece di una letterina, perché dopo siamo costretti, signor Assessore, e questo glielo dico, non l'ho mai fatto, magari dopo la campagna elettorale, che forse così dà meno peso perché qualcuno così il cappello lo mettiamo dopo, arrivare su via Giulio Agricola e fare una manifestazione, ma credo con tutti quanti i consiglieri, ma credo che sia una manifestazione, secondo me, bloccare, e glielo posso dire, forse qualcuno mi denuncerà per bloccare proprio la Tuscolana, ma bloccare la Tuscolana non significa bloccarla 5 minuti, perché a quel punto se 25 consiglieri scendono in piazza, credo che il boom ci sia da parte del sindaco Marino e dell'ex sindaco Alemanno, che non si è per niente attivato per far sì che togliessimo questo scempio. Grazie, consigliere Matrodova. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente, Assessori e gentile pubblico. Allora, come al solito tocchiamo in questo municipio, e questo accade anche ultimamente, tocchiamo insomma un po' il fondo nel non espletare il nostro ruolo, perché le chiacchiere rimangono sempre fine a se stesse, e di questo me ne dispiaccio, perché se la gente sta qui e se qualcuno pensa che la politica si fa in questo modo, secondo me ha sbagliato di gran lunga. La gente sta qui perché se in una prima fase del problema Giulia Agricola e collegati, quindi i PUP in generale, la situazione non era chiara, caro Presidente del Consiglio e caro Assessore Morgia, e perché comunque, e io ero presente insomma dal 2006 che sono qui, c'era una situazione di positività, ok, da tutte le parti politiche, e quindi sembrava che potesse essere la panacea di tutti i mali, no? del discorso parcheggio e sosta. Quindi ovviamente quando poi il problema è venuto fuori, quindi si è creata un non accordo da parte dei residenti, è cominciata un po' la tarantella. Allora, innanzitutto la gente sta qui perché se in una prima fase ha pensato che c'era una confusione di quale potesse essere l'orientamento, oggi, e non da oggi ovviamente, sono un paio d'anni che siamo tutti d'accordo e dicono non cambia nulla. Quindi dice se prima c'erano idee diverse si poteva anche capire, oggi siamo tutti d'accordo e siamo sempre nella stessa situazione. Allora dov'è che perde la politica, cari colleghi? La politica perde nel ruolo che può esercitare. Quindi se noi siamo, come abbiamo dimostrato, chi c'era e chi non c'era, ma penso che abbiate capito tutti ormai di cosa si parla, che c'è una volontà, bene, il municipio, come capita spesso, non avendo competenze dirette, ma può esercitare a fianco della gente un ruolo ben preciso, che è quello di portare in evidenza una questione che sul territorio è importante, che è sentita dalla gente, e quindi invece che
no, comunque occupare la Tuscolana eccetera, perché non ci abbiamo il coraggio tutti quanti di andare dall'assessore competente e a dire oh, finalmente ci dimette la condizione che questo strumento va rivisto, e Giulia Agricola, e non solo Giulia Agricola, perché ci sono anche gli altri puppi in itinere, non ve lo scordate, perché sulla carta è tutto rimasto intatto come era prima, nonostante le volontà territoriali, nonostante che tra le varie prese di posizione, quindi Veltroni prima, Alemanno dopo, commissari che hanno comunque, che potevano comunque governare questo meccanismo, si sono tenuti chi in un modo, chi nell'altro, no, un po' in difesa. Poi devo spezzare una minima lancia ovviamente per l'ex sindaco Alemanno, perché ci fui io quando venne ultimamente, durante insomma la fine della campagna elettorale, passò sul territorio dicendo che sarebbe stato tolto. Io l'ho sentito, poi che adesso ancora la situazione non è cambiata, questo è tutto da dire. Però comunque sia, questo fa capire che se la situazione non è cambiata, non è la volontà del singolo, cioè non è stato neanche capace a questo punto un sindaco, prima e dopo, nel capire come poter intervenire. Allora, o comandano i dipartimenti, o comandano i dirigenti, i funzionari, chi comanda su sto cavolo della città? Perché se la politica non riesce a intervenire, non riesce a modificare quello che dovrebbe essere l'indirizzo, è un problema. Quindi diciamo lo sdegno da parte della gente è nel dire che nonostante c'è una situazione di accordo, lì c'è sta la struttura tale quale come era 4 anni fa o 2 anni fa, cioè fino ad oggi, e questo logicamente mette in ansia, mette in pressione, e lì noi non abbiamo difese, perché è inutile che possiamo dire io ero favorevole, io ero contrario, io sono passato, io ho visto, io sono, capito, io ho sentito dall'altra parte, non faccio il nome perché sennò gli do un motivo di replica, che il suo partito sbaglia, cioè ma a che serve? Ma ci stiamo a prendere in giro? Quando poi una linea è stata adottata negli anni, allora non dovrebbe venirlo a dire qua, dovrebbe dirlo nelle stanze di competenza, perché si deve fare chiarezza dentro qual è la posizione. È facile fare dei dati, me ne sono scritti Presidente del Consiglio, devo parlare a lei, non posso parlare al pubblico, quindi se mi guarda almeno lei, dico dei numeri me ne sono scritti tanti, vuole che glieli sciorino tutti? Madonna, a che serve? A che serve? Ma quello che deve servire però è cercare di noi avere un ruolo, perché se no loro continueranno loro per una cosa, verranno altri cittadini per altri problemi e verranno qui a dirci che cosa fate, e sarà sempre lo stesso ritornello. Perlomeno cerchiamo di essere coscienti e presenti, allora di metterci al fianco, probabilmente gli potrebbe far piacere se stiamo al fianco o se non discutiamo solo quando qualcuno porta, e ringrazio il collega Matrona in questo caso che si è fatto diciamo promotore di mettere in evidenza il problema, perché se il consigliere Matrona voleva comunque attaccare, mi sembra che non era quello il meccanismo, era di mettere in evidenza il problema ad oggi, perché diventa poi insostenibile, perché a un certo punto la confusione e lo sdegno e l'arrabbiatura, no? Cioè c'è un passaggio che comunque viene usato, cioè la pazienza è un limite oltre al quale cessa di essere una virtù. È ovvio, quando si superano i limiti poi non si sa più quello che poi succede, no? Perché ovviamente uno carica e si sfoga in qualche modo. Allora, quando non si sente comunque considerato, e non dico che dobbiamo fare i massimi sistemi, bisogna stare al fianco della gente su questo problema e su tanti altri, perché questo possiamo fare come istituzioni di prossimità. Però questa cosa, c'è un minuto consigliere Giuliano, passa a me come vuole il tempo e al collega mi tocca questo ruolo antipatico, ma no, ma a parte c'è un minuto, a me il tempo va veloce, probabilmente Madonna parla più piano e quindi si prende più tempo, quindi volevo dire, però è anche giusto capire che se questa situazione si è così incancrenita, c'è sta un momento
un momento topico per cui va ricordato. Allora, c'è stato che all'inizio di questo problema io c'ero personalmente e ho incontrato solo un consigliere, lo cito per giustezza, va bene? Ho incontrato l'ex consigliere Bianchini che stava lì sul territorio. L'ho visto apposta, mi sono poi ricordato di nominarlo. Vicino ai cittadini. Perché dico questo? Perché non si conosceva la situazione, c'era solo un problema di alberi ovviamente a cui uno tenevano, poi è arrivata un po' la massa. La massa di noi consiglieri, la massa che cosa ha fatto? Che ha guardato un po' in giro e ha detto, ma qui ci sta da lavorare, no? Da prendere, da acchiappare. E allora mettiamoci in mezzo a sta situazione. Che cosa vuoi te? No, io non lo voglio, tu no, io non lo voglio, io sì, vabbè tu non c'entri, io non lo voglio, io non lo voglio. Invece di fare del bene, perché se questa fosse stata la volontà tranquilla e seria, avremmo, con l'aiuto, come poi è stato, perché ricordava qualcuno che è stata votata una risoluzione qua dentro, portata dal PDL, perché nessuno può smentire il contrario, e appoggiata anche dalla maggioranza della scorsa consigliatura. Ok? Perché alla fine ci siamo rotti tutti di essere presi in giro dal centro. Perché non può essere che uno va lì e dice io vi risolvo il problema. E allora che cosa è successo? Lo dico perché quella situazione si poteva risolvere in modo tranquillo, perché se poi la società si è sentita presa in giro tra quello che diceva l'amministrazione e quello che arrivava sul terreno, è normale che fa causa, ma mica asciughi le scoglie la società, no? Mica perdono tempo questi. Invece se si fosse intervenuti in modo intelligente e preciso e non si permetteva di andare avanti, ovviamente si sarebbe comunque risolta, come si è fatto in altri punti. Allora, che cosa è successo? Che noi nell'aspettare, no? Nel non creare il problema, quindi nel non mettere l'ennesima potenza per dar modo all'amministrazione di trovare una soluzione, qualcuno se ne voleva avvantaggiare, ma poi non mi sembra che qui dentro quest'aula ci sia presente. Quindi voglio dire che poi anche fuori da qua dentro. Ecco, ci sta comunque qualcuno che poi c'è stata una giustizia su sta roba, però alla fine. Che succede? Che questo è quello che ci torna. Allora, per cercare di chiudere, grazie Giuliano. Consigliere Giuliano, mi dispiace. Grazie, la prossima volta chiedo la mezz'ora però. No, ok. Ci risparmio la mezz'ora. Ci risparmio, quindi questo è importante perché questo ha creato il problema e se oggi qualcuno non può fare qualcosa è perché c'è una burocrazia adesso, ci sono degli atti. Il nostro malgrado, ci sono degli atti. Per cui se io voglio dire andiamo lì e io lo faccio, però me ne assumo io la responsabilità, andiamo giù, a qualcuno l'ho detto, buttiamo giù le transenne, pulimo e poi qualcuno ci dovrà dire qualcosa, ma è una cosa soggettiva, è soggettiva, purtroppo non penso che automaticamente dal punto di vista istituzionale si possano fare delle cose che non sono previste, perché la cosa si è incancrenita e il danno lo pagano loro, la strategia di qualcuno viene pagata da un danno, allora facciamo i seri. Cerchiamo di dare un contributo. Chi ha intervenuto, chi è d'accordo, diciamo così, chi è d'accordo, ci organizziamo con loro, andiamo tutti in Campidoglio, bussiamo alla porta dell'assessore e non usciamo da là finché non ci dà una certezza di quello che deve fare. Fermo restando con le procedure e con l'amministrazione, ma un'attenzione vera per cui l'assessore può dire io domani lo levo, certo, ma deve assicurare che l'intenzione c'è, perché tanto dopo, io l'ho detto all'altro intervento, non è un problema solo di Giulia Agricola, ci sarà titolo B e quegli altri che seguono via, perché non si possono fare cittadini di serie A e di serie B, eh? Non è a chi si appioppa e a chi si leva, eh? Noi con quella risoluzione dicemmo basta, non c'è chiarezza in giro, bene, sul decimo municipio, allora era decimo municipio, non si fanno i PUP, si ridiscutono tutti, perché siamo tutti bravi a cambiare idea nella vita, però uno deve dire pure ho sbagliato, pensavo diversamente e qualcuno non lo dice, va bene? Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Lotti.
Io credo che il problema fondamentale non sia destra, sinistra, centro, la tipologia degli atti. Noi sappiamo che possono fermare delibere, che è uno degli atti più forti che possiamo fare, per anni nei cassetti. Ci vuole la volontà politica di risolvere i problemi. A volte parlare di tutto significa parlare di nulla. Quindi oggi stiamo parlando di un problema, che è il PUP di Giulia Agricola, o meglio il cantiere che è lasciato abbandonato oramai da anni e che crea degrado. Si parla del problema di un procedimento tra comune e la ditta che può bloccare qualsiasi azione. Se il Comune di Roma è parte in causa in quel procedimento e se in quel procedimento non ci sono atti di sequestro del cantiere, il Comune per motivi di igiene, di sicurezza pubblica potrebbe chiedere anche al giudice la momentanea rimozione di cancellate che stanno attualmente sbracate in terra e che quindi non hanno neanche senso di esistere. Manca la volontà politica, si fanno gli atti, possiamo fare risoluzioni, delibere, mozioni, quello che vogliamo, ma dobbiamo seguirle fino in fondo, dobbiamo avere la volontà di risolvere i problemi. Tante volte il Comune non si ferma di fronte ai 62 abusi dei cavicchi e fa andare avanti un print nell'ultimo consiglio della scorsa consigliatura, eppure, cavolo, 62 abusi edilizi, ha voglia a procedimenti che ci potrebbero essere sopra, però poi si ferma di fronte a un cantiere lasciato abbandonato al degrado e a se stesso. Noi le cose le dobbiamo portare avanti e fino in fondo, non il piano parcheggi in generale, uno dopo l'altro, evidenziarne le criticità, vedere come si possono risolvere, perché come torno a ripetere, quando parliamo di tutto parliamo di nulla, quindi cominciamo a risolvere questo, andiamo dal Comune, diciamo tu sei parte in causa, tu hai contribuito a creare questo disagio, ebbene tu contribuisci a risolverlo. Grazie consigliera Lozzi. Allora, consigliera Steridano, prego. Sì. Grazie Presidente, signori consiglieri, brevemente perché devo dire che questa mattina è stata una mattinata molto proficua, abbiamo sentito tanti interventi, tra cui quello che mi è piaciuto di più è stato quello del consigliere scientificamente, del consigliere Ciancio e del consigliere Giuliano, perché in effetti hanno detto concretamente la storia e come si va avanti. Io Presidente non farò mai più il presidente e probabilmente non farò mai più neanche il consigliere, però l'operatività, se nel nostro palazzo c'è un problema, non penso che rimandiamo o chiediamo o facciamo una mozione, interveniamo subito. Io capisco che non è che la mattina un consigliere o un politico del comune, della regione, del municipio si alza e vuole andare a fare dispetti a un territorio o un altro territorio. Un politico cerca di risolvere il problema perché questi benedetti PUP che adesso sono diventati il problema della politica, ma anni fa doveva essere una risorsa perché con gli oneri guadagnavamo scuole, strade, e apertura di nidi, eccetera. Era quella la soluzione. A noi non è che ci fregava niente di andare a fare un PUP a Giulia Agricola o a Titolo Abieno o accidenti dov'è. Ti interessava avere in cambio una struttura che facevamo, miglioravamo il territorio e facevamo altre cose. Oh, questo mi sembra di aver capito. Però, caro Assessore Morgia, se io fossi stato al suo posto, il giorno dopo che avrei preso servizio sarei andato sul posto, avrei chiamato d'autorità l'assessore Masini e il sindaco, che in effetti c'ha ragione il consigliere Matrona, andare il sindaco è andato lì due volte e non è stato più eletto. Questo è un problema. Non tutti i mali vengono per nuocere. Mandiamoci qualcun altro a Giulia Agricola. No, perché Dio, no, devo dire, Giuliano è andato via, il primo a intervenire è stato Leo Marrani, non è stato candidato. Perciò detto questo, no, io me lo ricordo quella cosa, quando ho visto che si avvicinava troppa gente che ha speculato su questa gente che hanno ragione, perciò io non la voglio fare troppo lunga perché hanno detto delle cose giuste sia i scientifici che il consigliere Matrona, ma io dico, io non voglio attaccare o sparare sulla Croce Rossa perché ormai è diventato la Croce Rossa il presidente della commissione, ma dobbiamo convocare una commissione sul posto
E direttore, glielo dico per l'ultima volta in consiglio, non è possibile che qualcuno dice che le commissioni non possono uscire dall'amministrazione. Le commissioni devono andare a vedere, perché è meglio una cosa vista che 100 raccontate. No, il problema qual è? Che se noi dobbiamo andare su un territorio a rendersi conto, perché se ci vado da solo è un conto, se ci vado con Giuliano, con Matronola e con... Cioè, non ci viene, lo so, vabbè. È tutta un'altra cosa. Perciò, detto questo, e concludo perché l'ho fatta lunga, anche perché le cose che hanno detto Ciancio, la Lancia e il consigliere Giuliano, le condivido, però invito, sì, è strano, è vero che Giuliano è pesante, però la prego, assessore, se vuole continuare a stare al suo posto, risolva il problema del Giulia Agricola, senza se, senza ma, chiami l'assessore Masini, che vedo che in questa città si sta muovendo come un razzo dappertutto nei loro territori. Basta, c'è stata la guerra tra Aurigemma e Alemanno, l'unico che gli ha detto bene è Aurigemma, che sta in regione. E devo dire, perché Aurigemma, che ha fatto tanto per Giulia Agricola, non viene a fare... Grazie. Scusate, non ho più interventi. Ha chiesto scusa, per favore. Per favore, no, non è possibile, signora. Per favore. Signora, per favore, dobbiamo andare avanti al consiglio, grazie. Allora, consigliere avanti, lei ci ha chiesto per fatto personale, per favore. La consigliera Lancia per fatto personale, per favore. Due minuti. Per favore, prego, consigliera Lucci. Scusate, io solamente per puntualizzare quello che avevo detto, probabilmente la consigliera Cerconi e la consigliere Matona non erano stati molto attenti. Io avevo solamente detto che siccome dobbiamo andare a vedere la soluzione a questo problema si poteva svolgere in maniera diversa, quindi facendo un lavoro corretto anche in concertazione con i cittadini. Quindi io non voglio dire, mettere cappello per me voleva dire portare un atto in consiglio per far vedere che ce ne stiamo occupando. Bisognerebbe occuparci anche di altro. No, ma questo non è... grazie, non voglio sentire. Ha dato la parola per fatto personale, ma non per... Allora, consigliera, per fatto personale si interviene alla fine della discussione, consigliere Belisario. Allora, ma no, per favore, per favore, allora, scusate. Io non avevo nessun altro intervento. C'era la richiesta della consigliera Lenci per fatto personale e non ho dato la parola. Il regolamento dice che si interviene per fatto personale alla fine della discussione generale. Ma scusi, io ho dato la mano, lei non l'ha visto, mi dispiace, non c'è la come nel vecchio consiglio l'ex non. Lo so, ma qui funziona diversamente. Automatica. Chiunque voleva intervenire, ha chiesto di intervenire e io gli ho dato la parola. Per favore, allora. No, consigliere Matronola, non è possibile. Posso chiedere una cosa? Non adesso, consigliere Matronola, un attimo. Consigliere Matronola, per favore. Voglio sentire l'assessore. Un attimo. Presidente Tavolo, sono io, consigliere Matronola. La sospensione per aggiustare un attimo una risoluzione. Consigliere Matronola, il presidente sono io, grazie. Allora, siccome il pubblico, consigliere Carloni. Sa benissimo che io non parlo quasi mai. Consigliere Carloni, no, se do la parola a lei, devo dare la parola anche agli altri. Gliela dia, un attimo, io volevo solamente portare a conoscenza al Consiglio che noi abbiamo avuto in zona ex nono gli stessi problemi. Ci siamo incatenati a via Furio Camillo e qui ci sono qualche consigliere che si è incatenato con me. A via Furio Camillo non è stato possibile far sospendere quel pup.
abbiamo avuto un risultato e c'era la Presidente Fantino allora. Abbiamo raggiunto quel risultato importante in via Suor Maria Mazzarello, che è stato delocalizzato quel PUP in altra zona. Facciamolo anche qua, visto che è intenzione di tutti noi fare questa operazione, togliamo sto benedetto PUP a Giulio Agricola che tanto dà fastidio, delocalizziamolo, ma dove? A Napoli! Lo vogliamo a Napoli questo PUP! A casa tua lo dico. Ecco, solo questo volevo dire. Io non prendo mai la parola, ma quando la prendo voglio solamente, ecco, rendere edotto gli altri dell'esperienza che noi abbiamo vissuto in precedenza, proprio in virtù di questa benedetto PUP che è stato fatto sulla carta, senza alcun criterio. E non va bene, senza alcun criterio. Se si fosse fatto forse in altra maniera non ci sarebbero state tutte queste polemiche. Passo e chiudo. Grazie. Grazie consigliere Carloni. Allora, a questo punto devo dare la parola anche al consigliere Bellisario, mi dispiace. Prego. Mi dispiace perché parlo, no? Grazie Presidente. No, io ho anche 2 e mezzo. Allora, io vorrei dire pochissime cose sulla mozione che è stata presentata oggi e che poi non so se verrà trasformata in risoluzione. Andrò un po' su alcuni punti controcorrente. Controcorrente, faccio una premessa, il consigliere Carlone ha ricordato la battaglia di alcuni PUP fatta nell'ex nono municipio. Io già, ahimè, già ero consigliere quando il PUP nel 2000 di via Suor Maria Mazzarello, la battaglia sul PUP di via Suor Maria Mazzarello ha portato alla vittoria, diciamo tra virgolette, diciamo della parte politica, perché non c'erano, perché lo strumento dei PUP era lo stesso di oggi, ma che è uno strumento sbagliato, perché poi bisogna, come hanno già detto i consiglieri, perché poi bisogna stare anche attenti, la politica si deve prendere delle responsabilità. La responsabilità allora fu di decidere che il mezzo o lo strumento dei PUP fosse uno strumento che potesse servire alla città di Roma. Già allora noi contestammo quello strumento per come era stato non concepito ma costruito, che sono due cose diverse, perché il problema dei PUP è un problema che si basa fondamentalmente su una convenzione, cioè l'amministrazione comunale ha uno strumento che oltre a essere l'idea del PUP è anche lo strumento della convenzione, dove là si basa tutto. Allora l'amministrazione comunale ha le mani legate su uno strumento che ha creato lei, che è la convenzione, che è una convenzione che non mette il coltello dalla parte del manico all'amministrazione comunale. Io la rendo così facile, perché se la convenzione fosse stata costruita in modo serio, puntuale, l'amministrazione comunale avrebbe avuto da sempre tutti gli strumenti per fermare il PUP nel momento in cui la ditta avesse, la cui procedura non fosse stata così perfetta, ecco, diciamo, mettiamolo in questo modo. Ed è successo con vari PUP che noi oggi andiamo anche a discutere e che sono dislocati nei vari territori. Questo è il problema. Oggi io leggo il premesso del Consiglio, penso che l'abbiano letto un po' tutti, anche tutti l'abbiano letto, no? Sia chi sta in aula, chi sta fuori nell'aula. Io ho un sospetto, è una mia valutazione personale, andare a trasformare, comunque votare questa mozione o trasformare questa mozione in una risoluzione con i contenuti che ci sono qua, signori, è un atto finto. È un atto finto, cioè praticamente noi continuiamo a
come si dice, mettere carne sul fuoco, ma è una carne che non porta niente. Cioè noi non diamo mandato in questo modo a nessuno di fare nulla. Purtroppo io lo dico, amici consiglieri, perché se vogliamo aiutare la politica, no? A dare delle risposte, oggi questo non è lo strumento con quello che è scritto qua dentro che dà delle risposte certe. Vengo al punto ed è questo. Io ricordo con piacere, lo devo dire, io sono un eletto del PD oggi come nella passata consigliatura, che quando ci fu il problema di via Alba Longa, il delegato ai PUP Vannini venne in commissione due volte se non tre, e il parcheggio di via Alba Longa fu risolto anche, io devo dire, grazie all'intervento fattivo dell'allora delegato ai PUP Vannini. Adesso a me se facciamo la distinzione fra centrodestra e centrosinistra diventa, non andiamo da nessuna parte, quindi diamo merito a chi si è speso, no? Cioè ai consiglieri dell'ex nono, all'assessore del nono, a tutti gli attori intervenuti per dirimere la questione del PUP di Alba Longa. Allora oggi o facciamo una forzatura, come diceva qualcuno, ma una forzatura fuori dalle regole, perché c'è una sentenza che deve pendere, una sentenza del TAR, perché la ditta ha tutte le ragioni, perché la ditta con quella convenzione ha tutte le ragioni. Non ci sono documenti. Scusate, non è possibile. Non è possibile, per favore. Per favore. Allora, o la prego, consigliere Belisario. Poi finisco, la ringrazio, presidente. La ditta ha, penso, tutte le ragioni per impugnare qualsiasi atto. Quello che noi abbiamo fatto nella passata consigliatura nell'ex nono era andare a vedere fattivamente con la persona preposta, che è il delegato, se c'erano le condizioni, ma lì è stato fatto un lavoro certosino. Per favore, consiglieri, sto parlando, se c'erano le condizioni vere perché affinché l'amministrazione comunale potesse impugnare quella convenzione e ridare il PUP a, cioè far togliere il PUP e ridare la strada alla cittadinanza. Questo è stato fatto e per quel motivo la battaglia è stata vinta. Allora io dico, ma via Giulia Agricola non è una questione di ieri, è una questione che parte da lontano. Io non capisco come ad oggi ancora non si è addivenuto a un ragionamento molto più profondo e tecnico su una questione di Viale Giulia Agricola, cioè per quale motivo gli organi preposti comunali non sono stati interessati, non c'è una documentazione, non c'è una memoria, non c'è qualche cosa. Io adesso parlo così, ma poi mi smentirete, perché è lì che bisogna andare a veramente a incidere, perché oggi questa carta, io lo dico con dispiacere, non porta a nulla. Allora le strade sono due: o c'è una memoria puntuale, precisa dell'assessorato al Comune di Roma o del Municipio che dice che non ci sono strumenti da parte della ditta per impugnare qualsiasi atto, e quindi in poco tempo diamo una risposta al territorio, oppure dobbiamo fare un atto diverso, un'altra strada, cioè dobbiamo fare un atto tra virgolette politico ma illegale, e quindi tutti noi ce ne dobbiamo assumere la responsabilità, che è quello di andare sul posto e fare un atto di forza illegale, ma è un atto politico diverso, ma un atto politico. Che cosa porterà questo atto politico? A un qualcosa che può essere denunce personali e quant'altro, ma è un segnale che comunque diamo. Io penso che la politica debba dare, oltre a prendersi le responsabilità iniziali su la programmazione del Comune di Roma, cioè i parcheggi sì, print e quant'altro, il piano recettore, sono tutti atti in cui la politica va in un verso o va in un altro, si prende le sue responsabilità e poi chiede ai cittadini il voto.
che può essere positivo o negativo, perché se andiamo sempre appresso ai cittadini non andiamo da nessuna parte, non si costruisce così la politica di un territorio come il Comune di Roma, devastato, ma non da oggi, ma dal dopoguerra, perché ci sono state persone, me ne assumo la responsabilità oggi, no? Che non hanno visto a 30 anni dopo, quando erano insediate, perché la politica non vede a un anno dopo, a 5 anni dopo, la politica deve vedere a 30 anni dopo lo sviluppo, e tutte quelle persone che sono state là sedute forse non hanno avuto questa lungimiranza, perché fare gli statisti è un mestiere difficile, non è un mestiere facile, quindi oggi abbiamo solo queste due strade. Ecco, io questo è il mio contributo che volevo dare all'Aula, la ringrazio. Consigliere Belisario. Allora, io non ho nessun altro intervento, un attimo consigliere Matronola. Io, siccome diciamo c'è una folta presenza di cittadini, di questo, io sospendo, se c'è la volontà da parte di un rappresentante del comitato dei cittadini per 2 o 3 minuti di intervenire, io sospendo un attimo il consiglio e do la possibilità di parlare a un cittadino e poi riprendiamo il consiglio. C'è questa richiesta? Allora, sospendo un attimo 5 minuti il consiglio, sospendo 5 minuti il consiglio e do la parola alla signora, credo, torno a lui.